Ultimo posto con 18 punti, è decisamente in salita la strada verso la salvezza del prossimo avversario del Pescara, il Padova. I biancazzurri si ritroveranno di fronte a una squadra che avrebbe bisogno di una striscia di vittorie per dare corpo ad una importante rimonta e che solo in parte ha tratto giovamento dal secondo cambio in panchina avvenuto alla vigilia dell'ultima di andata, quando i biancoscudati hanno sollevato dall'incarico Foscarini per richiamare il tecnico del ritorno in B, Bisoli, che era stato a sua volta silurato a inizio novembre. Dopo il ritorno dell'allenatore emiliano, un solo vero sussulto, la vittoria secca nel derby col Verona per 3-0, quindi 3 punti nelle successive 4 partite ed una inversione di marcia che stenta ad arrivare. All'Adriatico Bisoli quasi certamente dovrà fare ancora meno di Gerrin Bakogu, già assente nell'ultima gara pareggiata col Foggia. Nei 13 precedenti all'Adriatico il Pescara si è imposto per 5 volte, 5 sono stati pareggi, 3 le vittorie patavine. L'ultimo match nell'impianto di Via Pepe si è risolto in favore del Pescara di Marino sul Padova di Mutti con una rete nel finale di Agnello Cutolo. Era il 20 dicembre 2013. Ultimo successo veneto in terra abruzzese, datato 19 marzo 2011, il Pescara di Eusebio Di Francesco venne punito 2 volte da Ardemagni, sulla panchina biancoscudata Alessandro Dalcanto. Bisoli dovrebbe puntare sul classico 3-4-1-2, Capello in gol contro il Foggia dovrebbe soffiare il posto a Marcandella e agire in attacco con Bonazzoli, Clemenza alle loro spalle. Per il resto si va verso la conferma di Minelli tra i pali, Andelkovic, Cherubin e Trevisan in difesa, a centrocampo Morganella, Calvano, Pulzetti e Longhi. Direzione di gara affidata a Fornò di Roma 1, 2 precedenti col Pescara e altrettanti pareggi, Cremonese-Pescara 0-0 dello scorso anno e Pescara-Ascoli 1-1 di questa stagione. 4 i precedenti del Padova con 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio, quest'ultimo relativo alla prima giornata di questa Serie B, 1-1 a Verona.